Ciao ragazzi, da Vittorio. Si è appena concluso il sorteggio del calendario di Serie A dell'anno prossimo. Poteva essere quasi più complicato di quello dell'anno scorso, quando la Lazio iniziò con Napoli e Juventus, ma ci siamo andati vicino perché l'esordio a Genova contro Sampdoria è comunque complicato. Se c'è una nostra vecchia conoscenza, Andrea Zoli, che tanti bei ricordi riporta alla mente per i tifosi laziali, poi c'è il derby più presto, si può dire? No, il derby più veloce della storia, perché la seconda giornata non era mai successo. Certo, c'è il vantaggio che la Roma ha un nuovo allenatore, una squadra che deve rodare, però insomma il derby così presto fa sempre un certo effetto. Seconda giornata addirittura il 1° di settembre, uno dei derby più recenti. Sarà importante vedere come la Lazio e la Roma arriveranno a questo punto. Un inizio di stagione non facilissimo, ancora una volta, perché Sampdoria è sempre la squadra tosta, poi c'è il derby, poi le cose diventano un po' piacevoli per la Lazio. La cosa positiva secondo me è che quest'anno non ci sono mai big back to back, non c'è Juventus e Napoli una contro l'altra, non c'è Milan e Inter una dopo l'altro, il derby in mezzo, e quindi questo è sicuramente un aspetto positivo per il calendario della Lazio. Però calendario non facilissimo, e da segnalare che l'ultima si giocherà contro il Napoli, quindi se la Lazio sarà ancora in lotta per qualcosa, o il Napoli anche sarà ancora in lotta per qualcosa, vedi la Champions League, l'ultima giornata sarà difficilissima, anche perché a San Paolo, quindi sarà abbastanza complicato per la Lazio. Speriamo che la Lazio arrivi all'ultima giornata con già tutto deciso, magari la qualificazione della Champions League in mano. Comunque un calendario non facilissimo, ci aspettavamo un esordio migliore, invece bisogna fare attenzione alla Sampdoria, ma anche il derby a seconda giornata non è sicuramente facile. Certo, ripeto, la Roma arriva non sappiamo come, perché nuovo allenatore, Fonseca, giocatori che sono cambiati tanto, un schema diverso, per cui bisognerà vedere se la Roma avrà problemi ad adattarsi a questo schema o invece sarà subito al top. E anche insomma bisogna vedere cosa succederà alla Lazio. Se Vlahovic se ne va, potrebbe cambiare tanto la rosa della Lazio, che finora ha cambiato poco, per cui secondo me un calendario non fantastico. Voi che ne dite, scrivete nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima.